Noi siamo contentissimi che abbiamo vinto, che non abbiamo preso il gol, ma dobbiamo stare con i piedi sulla terra e sabato ci aspetta un'altra partita difficile e importante. Tu come ti senti? Il pubblico già ti vuole molto bene, dai. Ma senti, io mi sento bene, cerco di dare sempre il massimo a tutti gli allenamenti e aiutare la squadra, questa società. Spero che continuiamo così tutta la squadra come abbiamo fatto oggi. Giocato due partite, entrambe a tre in difesa, è lì che rendi meglio o sai giocare bene anche a quattro? Abbiamo giocato pure tantissime partite difesa a 4, quindi per me niente di nuovo. Voglio sempre operare per tutti e due i moduli. A differenza di Avellino, oggi qualche errore individuale in meno e vi ha premiato. Forse hai ragione, sì, abbiamo fatto qualche errore in meno e forse questa era la chiave per oggi. Sta coprendo meglio anche il centrocampo. Ma senti, io credo che pure in Avellino abbiamo fatto bene, pure la difesa ha lavorato bene, solo che siamo stati un po' sfortunati. Oggi per fortuna nostra è andato così bene, abbiamo fatto bene e siamo contenti. Hai rimontato Mokolu all'ultimo minuto, c'è anche il tuo in questa vittoria. Ma il mio, io direi che questo ha fatto la squadra questa vittoria, io faccio parte della squadra e speriamo che la prossima, il sabato, vinciamo e continuiamo così. La prossima appunto c'è la Ternana, che avversario vi aspettate? Oggi non hanno giocato, o meglio, partita sospesa a causa di oggi. La partita ci aspetta sicuramente molto difficile, come saranno tutte in Serie B, ma tutto parte da noi, come ci prepariamo fino adesso facciamo le partite, noi giochiamo sempre tutta la partita, solo che solo oggi siamo riusciti a vincere, ma se continuiamo così vinciamo tantissime partite. Dopo tre sconfitte la tensione inizialmente era abbastanza alta. Quanto vi ha aiutato questo pubblico? Ma tantissimo, per me è una sorpresa questi tifosi qui a Bari, che oppure in partita scorsa contro la Venezia in casa, contro la Venezia in casa, hanno sostenuto la squadra per 90 minuti, erano fantastici pure oggi, quindi vittoria pure per loro.